se risuonano le debolezze, di me rivelati e mi salverai, mio diamante fra le stelle. Allora, mi piace come finisce in maniera snetta, io diamante fra le stelle. Allora, tu hai fatto una canzone che sembra un'acquerella, sembra dipinta con un'acquerella. È molto delicata. Ci sono due cose che secondo me stonano un po'. Primo, il fatto che tu, soprattutto all'inizio, giochi a fare degli effetti con la voce. Un po' stile Mengoni, queste cose qui, no? Che fai un po' questi effetti, no? Essendo una canzone molto pulita, a me sarebbe piaciuto di più con la tua voce pulita. Seconda cosa, l'ingresso della batteria. Non ti dico che la batteria non ci dovrebbe neanche stare. Tanto guarda, le radio non la trasmettono questa musica, perché la radio è inutile. Questo è un bellissimo acquarello che tu ti puoi fare benissimo. Con quel tappeto sonoro molto bello che c'è, al limite un basso presente che dà un po' il ritmo, un po', però è molto più rotondo di una batteria. Quando io stavo ascoltando, era bello, quando arriva la prima volta, tom, la batteria, mi dà un attimo fastidio, ma è una mia sensazione. Io sono uno che per me togliere significa aggiungere, e quindi più la roba la fai pulita, più la fai... che mi soprattutto in questo caso hai fatto una canzone eccetera, no? Quindi ma tu di dove sei? Sono di Genzano, di Roma, Castelli Romani. E cosa fai nella vita? Allora, mi sono laureato in filosofia. Sì. E attualmente sto per prendere un master in, che cosa? In risorse umane. Mi piace la comunicazione, parlare con le persone, e nel frattempo lavoro, faccio un lavoro part time. Sì. La musica è una cosa che io faccio un po' come mi viene da citare un Pessoa, Fernando Pessoa, è un qualcosa che definirei indipendente dalla mia volontà. È iniziato un po' come un vizio, se vogliamo. Con gli anni è diventato un po' un vincolo, è una cosa che faccio per sublimare, se vogliamo, delle mancanze, e per trasformarle in possibilità. Lo faccio perché lo devo fare. Vivo in un ambiente molto lontano dalla musica. Nel posto in cui sono cresciuto io vivo in campagna, e sono circondato dal niente. E forse è proprio quel niente che mi dà la possibilità di trovare qualcosa, quel particolare. Scrivo un pochino di tutto, ecco. Questo è un brano che ho scritto in un'occasione particolare. E mi sono ritrovato qui, insomma. È un lato delle mie anime, se vogliamo, ecco. Diciamo un frammento di me, delle mie varie sfaccettature. Sì. Tu vivi un grande dualismo tra una calma esteriore e una bufera interna. Mentre tu parli e mi stai raccontando queste cose, tu ti stringi la mano, ti fai quasi male alla mano, perché sembra quasi che tu ti voglia frenare. Tu voglia frenare una cascata, mettergli una riga. Secondo me devi, tu hai detto, la musica nasce come un input come un vizio. No, tu non hai ancora accettato la musica. Assolutamente sì, hai ragione. Quindi tu adesso devi accettarla assolutamente. Non ti dico che tu devi piantare tutto e fare solo musica, perché non si campa di musica. È giusto quello che fai, è giusto la comunicazione con le persone. Però tu ti devi rilassare e devi accogliere la musica. Perché ricordati che la musica è un talento e tu non lo puoi respingere dandogli dei calci. È un talento che ti è arrivato, né puoi seppellirla, come nel Vangelo. La musica tu la devi accogliere. La musica tu la devi, vedi, hai staccato le mani. In questo momento tu hai staccato le mani. Manco che ho fatto, non me ne sono neanche accorto. Ma io me ne accorgo però. Quindi tu devi assolutamente accogliere la musica. È una benedizione. E quando tu accogli la musica, non metterai più quella batteria che fa tom, che quasi rompe l'incantesimo che hai creato. Perché ti rendi conto che la musica che tu riesci a fare è bella e deve far star bene le persone. Quello è il tuo compito. Non soltanto con la comunicazione, incontrare le persone, aiutarle, ma
questo caso farti aiutare da me in questo che ti sto dicendo e tu ti devi rilassare. La solitudine non viene da fuori, come c'è scritto nella maglietta, la solitudine viene da dentro e tu devi assolutamente andare incontro a quello che sai fare e lo sai fare bene. Poi devi cambiare il nome perché arriva fa schifo. Arriva vuol dire che uno è arrivato, arriva... Ti spiego l'etimologia, insomma. Sì. Io inizialmente ai tempi mi chiamavo soltanto Luca, soltanto che io ho un'indole abbastanza ritardataria ed è una cosa che forse anche questa è indipendente dalla mia volontà. E è capitato in un festival tanti anni fa che appunto l'organizzatrice diceva: ma dov'è questo Luca? E gli dicevano: ecco, adesso arriva, è diventato Luca Arriva. E quindi non è assolutamente un atto di presunzione dire Arriva, perché io non ho un punto allora di arrivo. Ti chiami Luca Arriva? No, non è il mio cognome. Arriva è stata un'organizzatrice che diceva: Luca, ho dove capito, adesso ma arriva? Ma ti chiami come nome d'arte? Arriva Luca... soltanto. E arriva, non arriva un cazzo. Perché arriva, se lo cerchi, non c'è da nessuna parte. Cioè, arriva. È vero questo, sì. Magari... Sì, effettivamente è molto importante, credo sia molto importante il nome. Il nome forse arriva prima di tutto, effettivamente è un po' il biglietto da visita. Arriva e deve arrivare. Cioè, se tu ti chiami Arriva, io ti cerco. Devi fare Arriva Music, Arriva Official, Arriva di qua, Arriva di là. Sì, infatti quando scrivi Arriva dici è arrivato questo o quest'altro, che sono magari altri attori, cose del genere. Sì, effettivamente passa in secondo piano, di questo ne sono abbastanza consapevole. Diciamo ho sempre sperato che la musica avesse Luca, sì. Allora chiamati Luca Arriva, se ti piace questo nome Arriva, chiamati Luca Arriva. Lo prenderò seriamente in considerazione. Che così uno cerca Luca Arriva e lo trova, e sei tu, non Arriva, ok? Ok. Accetta la musica. Grazie mille. Ciao. Per tutto quanto. Ciao.